Ed una buona Pasquetta, amici. Lunedì di Pasquetta per chi ci segue in diretta. Pesce d'aprile, primo aprile, ma in realtà non è uno scherzo. Siamo quivi riuniti insieme a due pilastri, nonché amici, il buon Marco Enrico De Graia. Come stai? Bene, grazie. A me pesce d'aprile me l'ha fatto il faretto che è saltato prima, adesso per domani Ti mattina. vedo. Ti vedo in penombra, ti vedo in penombra. È ben uomo, è ben uomo. Ecco, Nascosto allora, nell'armadio, nascosto nell'armadio. fra l'altro, domanda: a quanti è mancato stamattina, essendo festivo, non abbiamo fatto la sveglia delle 8, non abbiamo fatto l'editoriale, ma Domani recupereremo, mattina. anche perché ci stava per scappare anche un'edizione straordinaria, ma Esatto, ne esatto. parleremo a fine puntata. Qualcosa è in atto nell'ombra, e non solo nell'ombra, E non purtroppo. solo nell'ombra. Ecco, grazie di cuore sia a Sunflower che capita anche a Fagiuolo, perché giusto oggi ha anche postato una storia su Instagram che ho volentieri ripostato con il nuovo libro, così mi dà anche l'assist, mentre ringrazio e saluto anche Ain85 per essere sempre dei nostri. È un onore anche il tuo super sticker. E abbiamo il nostro druido per amico Andrea Cogerino, come stai? Ciao, ciao, ciao. Oggi ho fatto un'attività, purtroppo c'era quello che tutti chiamano il bel tempo, cioè il sole. Se mi vedete viola, è per Sapete, quello. infatti, no, no, non cercate di regolare il colore, è proprio così. Cioè. È proprio lui. Se vedete che svengo a un certo punto, è l'insolazione di oggi. Bene, insieme, mentre ringraziamo anche Lucia Buzzi per il super sticker, giornata di festa, e ti ho pensato anche oggi, sapevo che eri sui monti e vederti, perché poi so anche di questa tua repulsione per quella stella chiamata Sole, e so che a livello anche di fototipo non ti fa benissimo stare esposto, figurati in montagna. Ecco, Solo quindi. per dire, è più rosso di capelli, hai detto tutto, voglio dire. Però ho messo l'olio di perico, l'ho già messo e lo metterò anche prima di dormire. Ungiti bene come una patatina. E allora, amici, siamo pronti anche perché, insomma, la serata nasce con l'idea di farci due chiacchiere fra amici, ma in realtà insieme a loro stiamo svolgendo anche questa nuova avventura della casa editrice e oggi mi sento un po' Mike Buongiorno, lascia o raddoppia. Perché abbiamo unito due, il secondo e il terzo libro della collana di Facciamo Finta Che, ma in realtà ci sta anche il primo. Perché, mentre ringrazio e saluto anche il buon Mesbet, che si è si è duplicato per noi, perché sia in sede in un bellissimo evento con Sara Gamberoni, di cui poi vi parleremo, e nel contempo corre e fa anche la regia da noi. Quindi sappiate che corre a destra e a sinistra e riesce a far quadrare tutte le cose. E dicevamo, ci sta anche il primo, perché? Perché quando ci siamo parlati con Marco Enrico e con Andrea, secondo noi il modo per raggruppare il primo, secondo e il terzo libro sono proprio questi ingressi, questi varchi, questi portali che danno puntini puntini. Qua andremo a sviscerare l'argomento, fedelissimi veterani, abbonati, ma anche nuovi arrivati, anche chi è con noi per caso. Io direi che possiamo partire e io partirei proprio da Marco Enrico. A te l'introduzione di questa puntata. Ma sì, guarda, mi collego proprio a quello che hai detto adesso, no? Perché effettivamente è vero. Sia come direbbe me, buongiorno, la 1, la 2, la 3, dei libri, tutti e tre hanno questa cosa in comune, no? A parte lo stile della copertina, ovviamente, e quello degli ingressi, no? Degli ingressi che sono sia fisici che anche simbolici. No? L'ingresso è comunque un passaggio, è un passaggio da un mondo ad un altro, è un Bravo, aspetta, guarda, ci tengo subito a dire perché qua mi si apre un mondo. L'ingresso o l'uscita? o l'uscita, ma come tutte le cose, se tu le guardi in un senso, sono nel nostro caso l'ingresso, ti giri e diventa l'uscita, no?
E quindi hanno anche in questo caso un doppio significato, no? Perché hai la possibilità di entrare in un mondo o di uscirne da questo mondo, no? Ma non voglio fare il filosofo perché questa parte qua gliela lasciamo ad Andrea, che è più la sua parte, perché io sono un maledetto razionalista, come mi dicevano oggi, perché ero con Sara Gamberoni lì presso la sede, no? E qua, ci Ti sei troviamo dilettato d'accordo. anche tu a piegare i cucchiaini? Ci ho provato con esiti terrificanti, nel senso che è rimasto drittissimo, però il cucchiaino. Come Però disse Cicciolina. Però ecco, diciamo che però adesso non voglio diciamo dire, no, non ero presente, però. ve ne parleremo, però avete presente Matrix oggi in sede, perché poi le cose vanno provate, c'è chi si è dilettato senza toccare, con la mente a piegare il cucchiaino. Ricordate Matrix, come si piega il cucchiaino con la mente? Semplice, il cucchiaino non esiste, di questo avremo modo di Guarda, riparlarne. Scusa Marco. saremmo riusciti a far vergognare Uri Geller, perché siamo riusciti ma poi ne parliamo dopo, direi, no? Siamo riusciti a piegarne sei in tre occasioni diverse, quattro tentativi, ne abbiamo piegati sei, ma non voglio togliere spazio a quello che dobbiamo dire adesso, ne parleremo volentieri molto dopo, no? E quindi ritorniamo ai nostri passaggi, no? Ai nostri ingressi, alle nostre uscite, perché passaggio, no? Collega sia l'ingresso che l'uscita. Quindi, giusto per collegare, questo vale per l'Antartide, perché ci sono gli ingressi dell'Antartide, quindi per andare a conoscerne le viscere, vale per la terra cava nel tipo di lavoro che ho fatto io, che va a parlare di queste civiltà sconosciute o poco conosciute, diciamo, che ci sono sottoterra, ma questo vale anche per il lavoro di Andrea, che io non voglio certamente prendergli la parola, e quindi anche per lui ci sono dei passaggi per passare da un mondo all'altro. E quindi direi che possiamo passare la parola a Andrea, che lo vedo fremere per poter dire la sua su questi passaggi. A te Ecco, per Andrea, i uscire. portali e come nasce questa idea che poi abbiamo, è una trasposizione su carta di alcune delle nozioni, anche un approfondimento di alcune delle nozioni che diamo di solito nei nostri trekking spirituali. Certo. Sì, dunque io mi riallaccio alla puntata che ho visto ieri sera, che avete fatto, su Facciamo Finta che ho trovato bellissima. Io non tutte le sere riesco a guardarvi, però molto spesso mi capita, e in particolare ieri si parlava di geografia sacra e di mondi antichi, ero veramente contento, sono contento in generale di questo canale e delle proposte che si fanno, perché dal punto di vista proprio filosofico, generico, potremmo dire che in questo canale si cerca di aprire la mente. E quindi non chiuderla rispetto a una serie di preconcetti e addestramenti, ammaestramenti che ci impone la civiltà moderna. In questo libro io tra le righe ho scritto tantissime divagazioni, tra virgolette, polemiche rispetto al mondo moderno occidentale, perché sostanzialmente è un mondo, dal mio punto di vista, contro iniziatico, contro evolutivo, contro energia anche, ci sarà. Spero di riuscire in questa puntata a parlare anche del mondo dell'energia, cioè i pilastri dell'energia, quantità e qualità. Ma la cosa più importante da dire come premessa filosofica è questa: in tutte le culture del mondo, tranne la nostra, che si considera la più importante, la più evoluta e quant'altro, si sa, si pensa, si suppone che ci siano più realtà, più dimensioni. E non ci sia solamente questo piano di realtà in cui viviamo. Tutte le culture del mondo parlano di altri mondi, regni dell'altrove, creature dell'altro mondo, piani dimensionali. Ecco perché esiste la questione dei portali dimensionali, cioè c'è l'idea che noi da questa dimensione in cui noi siamo, il mondo di tutti i giorni, possiamo accedere agli altri mondi, ma come dicevamo giustamente all'inizio,
il portale dimensionale è anche una porta, una porticina, da cui le creature dell'altrove possono venire a visitarci. E questo è anche, quindi, come dire, è a doppia mandata. Non mi stupirei che molti dei fenomeni, per esempio ufologici, non riguardino questa questione, cioè portali dimensionali che si aprono nella nostra dimensione e creature dell'altrove che vengono a visitarci. Questo proprio per riassumere un enorme tema di grande fascino. Ma i portali dimensionali sono, dal mio punto di vista, una bellissima possibilità che viene data all'essere umano, cioè l'essere umano, perché abbia dignità su questa esistenza sul pianeta Terra, secondo me, è bene che abbia anche la possibilità di aprire appunto delle porte e buttare il naso in altre dimensioni. Nel libro vengono, come dire, raccolte una serie di altre dimensioni, quindi non c'è solo l'idea dello Stargate che possiamo immaginare, ma ci sono tutta una serie di portali dimensionali che sono sostanzialmente delle possibilità date all'essere umano. Pensate anche semplicemente, la prima che mi viene in mente, il portale dimensionale del regno del sognare, di cui abbiamo parlato anche in alcune puntate. Pensiamo che noi arriviamo sul pianeta Terra, viviamo, mettiamo 100 anni, e 30 anni li passiamo a dormire, mediamente. Saranno ben questi 30 anni qualcosa di interessante, visto che esiste questa realtà, oppure sono semplicemente una cosa inutile, come si suppone sostanzialmente nella nostra cultura moderna? Ecco, sarebbe uno spreco di tempo, no? Se il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, se durante la ricarica del corpo fisico materiale sarebbe uno spreco di tempo se non si avesse un assaggio dell'oltre, dell'immateriale, dell'astrale, no? E torno subito da te, Andrea, ma io quel che ci tengo a sottolineare è che con l'accoppiata Andrea Coggerino, Marco Rico De Graia, abbiamo proprio voluto fare un lavoro che possa essere sia in ambito del sentire, quindi la creatività, la sensazione, l'istinto, ma anche, come abbiamo detto inizio puntata, ma anche del molto molto tecnico, pragmatico, no? Tant'è che il testo Terra Cava è proprio un sunto a livello esoterico di tutto ciò che è stato scritto finora sulle teorie della Terra Cava, che comprende dei regni veri e propri, no? Perché se sì. L'abbiamo detto anche nel libro con Andrea, se il portale è un varco, allora una soglia può dare da una stanza all'altra, e siamo nell'ambito del materiale, quindi supponiamo un ingresso di una montagna, un ingresso in Tibet, un ingresso in Antartide, un ingresso in Shamballa, noi entriamo, usciamo in un mondo materiale per un altro mondo materiale, in cui magari troviamo quel che quasi pensa possa essere solo il mito, tra virgolette. Oppure, proprio come diceva Andrea, c'è qualcosa che va a stimolare diverse dimensioni. Io lo spiego spesso nella nostra attività. Pensare a dimensioni parallele talvolta un po' confonde. E allora proviamo a pensare una radio, un ricevitore di radio, un FM, in cui tutte le dimensioni accadono, ma dov'è la nostra attenzione? Ne legge una. Ascoltare una radio non vuol dire che noi potenzialmente possiamo ascoltare anche l'altra stazione, semplicemente con un apparecchio ne ascoltiamo una alla volta di stazioni. Ma chiunque si sia mai divertito a girare la manopola della radio in FM capisce quanto ad ogni minima frazione corrispondano tantissime stazioni radio, qualcuna locale, qualcuna nazionale, qualcuna ancora diversa. Ecco, questo, secondo me, dove noi abbiamo la nostra attenzione, corrisponde alle dimensioni. Continuando con la tua metafora, se tu hai le conoscenze, le competenze, puoi andare sulle onde corte o sulle onde medie e riesci a prendere delle altre stazioni che arrivano anche da molto più lontano, solo per finire la tua metafora. Però bisogna già avere le competenze, eccetera, eccetera. Ma ritorniamo alle nostre porte.
quello che abbiamo detto fino adesso non solo è molto interessante, ma mi ha fatto venire in mente la più antica porta misteriosa che noi conosciamo, poi magari ce ne sono state altre prima, ma sono quelle che troviamo nelle tombe degli antichi faraoni. Ha un nome particolare, ma non mi ricordo come si chiama, che è una porta murata, chiusa e finta, dietro non c'è nulla, però è rappresentata proprio come porta, no? Vi è un po' di scavo e dipinta la porta fisicamente, ma non esiste la porta. Questo perché? Perché attraverso quella porta lì può passare solamente lo spirito, in quanto riesce ad andare oltre, andare nel, dove? Nel mondo dove possono entrare solamente gli spiriti, no? Mentre invece il corpo fisico non riesce ad andare. Ed è esattamente il contrario, se vogliamo più o meno, di quello che fa riferimento, come dicevi giustamente prima, il libro che ho scritto io, ossia non di mondi che lo scrittore più o meno fantasioso ha identificato, no, quelle che sono tradizioni anche millenarie, no, in cui vi sono degli accessi a delle località fisiche sottoterra, in cui esistono delle civiltà che sono parzialmente sconosciute, ma sono tramandate come tradizioni. No? E quindi vi è tutta una rappresentazione nel mondo esoterico, eccetera. Ma chiunque può entrare? Assolutamente no. Può entrare solamente chi ha fatto un certo qual percorso, vuoi iniziatico, vuoi esoterico, vuoi quello che ti pare, che l'ha portato a conoscere il sentiero per poter arrivare, per poter entrare. Ma non basta tutto questo. Una volta che sei entrato devi anche essere accettato, perché se no diventi un prigioniero, come era capitato, questo raccontavano le tradizioni orientali, che ogni tanto proprio a Shangri-La succedeva che qualche pastore trovava casualmente l'ingresso, entrava dentro e non gli permettevano più di uscire. Perché? Perché avrebbe diffuso il segreto di dove vi era questo ingresso, che doveva rimanere misterioso, no? Perché se no sarebbero arrivati chissà quanti per cercare di entrare, escluso uno di questi pastori che invece riuscì a fuggire, però non raccontò mai dove era questo ingresso, proprio perché ne aveva paura, però raccontò tutto quello che vi era dentro. Quindi il mondo che troviamo oltre questa porta è sempre un mondo meraviglioso, è sempre un mondo che ci affascina sicuramente. Non è detto, è sicuramente un mondo diverso dal nostro, è sicuramente meglio sotto certi punti di vista, perché è più evoluto spiritualmente, eccetera, ma magari non va bene per tutti, no? Perché chi è un fanfarone, chi è un ladro, chi è in quel mondo lì non potrebbe vivere bene, no? Perché non sarebbe accettato in quella società, e quindi eccetera. Poi guarda, stavo per dirlo, me lo dice Leo in questo momento, è una porta sull'inferno. No, non questa, ma questa qui sarebbe un altro tipo di porta, non chiamiamola inferno, chiamiamolo nel mondo dell'oltretomba. Mondo dell'oltretomba, ma poi adesso non voglio rubare troppo spazio a Andrea, magari ne parliamo dopo, è un altro tipo di porta che i romani e i greci conoscevano molto bene, che introducevano ad un mondo particolare che ritroviamo nell'aldilà, un mondo tutto da scoprire. Vai Andrea. Sì, questo tema qui è molto caro anche alla tradizione druidica celtica, di cui parlo diffusamente anche nel libro. Il tema della dignificazione è un concetto che poi viene ripreso in ambito cavalleresco, medievale. Pensiamo alla saga di Re Artù. Chi è degno di trovare il Graal? E che cos'è il Graal? Che cos'è Avalon nella nostra tradizione di nativi europei e di tradizioni druidiche? Si sta parlando, sono sempre più convinto, di regni dell'altrove, cioè luoghi dimensionali, un po' come in altri casi nelle culture orientali, appunto
questi mondi di cui parli, della Terra Cava. Chi è che può andare in questa isola, per esempio, di Avalon? Chi è? Solamente Artù ci può andare Morgana, ci vivono gli elfi. Qual è questo mondo e come arrivarci? Questo, secondo me, è il grande tema di tutte le tradizioni iniziatiche, cioè per riuscire ad accedere al regno dell'altrove e passare questi varchi dimensionali devi esserne degno. Che cosa vuol dire esserne degno? Vuol dire che tu hai fatto un percorso iniziatico, quindi di passaggi. Via via nel tempo, in cui hai conosciuto certe cose, ma soprattutto il tuo corpo energetico, secondo me, via via si è strutturato in modo da poter varcare questa dimensione, perché non è mai neutra la cosa. Cioè, se noi improvvisamente, chiunque di noi, trovasse un varco dimensionale e ci si buttasse dentro, probabilmente rimarrebbe incenerito all'istante, così come molte persone che fanno esperienza mistica poi non riescono a tornare vive indietro. Cioè si sta parlando di dimensioni con un voltaggio molto 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 più alto, non di questo mondo. Per poter quindi accedere al regno dell'altrove, di cosa c'era bisogno in antichità? C'era bisogno di una scuola, di trasmissioni iniziatiche, di un addestramento. Il tuo corpo energetico doveva poter sostenere il passaggio, se no venivi incendiato. E dal punto di vista etico, morale, doveva avere delle virtù, perché quando tu vai nel regno dell'altrove e a contattare creature molto più sagge di noi, molto più evolute, molto più luminose, e quindi queste creature ti trasmettono delle conoscenze e anche delle trasmissioni energetiche, tu non puoi fare un utilizzo, tra virgolette, negativo o egoistico di queste conoscenze. Devi avere un cuore puro, disinteressato, devi aver fatto tutto un percorso etico, chiamiamolo così. Cioè, tutte le culture iniziatiche iniziano con questa grande fase di lavoro su di sé, c'è tutto quel discorso che potremmo fare, anche il vitriol e quant'altro. La cosa qui che secondo me è importante da capire è che nel mondo di oggi tutto invece rema contro, cioè tutta la società in cui noi viviamo è contro iniziatica e tende a abbassarci il campo vibrazionale in tutti i modi, dalla scuola, dalla medicina, dalla cultura, tutto quello in cui viviamo, in cui siamo immersi, tende, nella società moderna contemporanea intendo, tende ad allontanarci dalla possibilità di poi incontrarlo, beh, questo benedetto varco, incontrare la scuola iniziatica, incontrare i maestri invisibili, incontrare i portali dimensionali. Tutto è organizzato in realtà per rimanere dei grandi babbani, per usare una metafora carina e moderna, conosciuta a tutti. Cioè, sono pochi quelli che vanno a Hogwarts. Guarda, tu giustamente citi anche Hogwarts e molti lo stanno anche citando, no? Ricordiamoci che alcuni romanzi, film, anime, manga, serie TV funzionano tanto perché in gergo si dice risuonano, che corde vanno a toccare, per cui istintivamente siamo attratti, perché la fantasia pura, completamente dislocata da tutto, può avere senso per chi è l'autore di quel viaggio mentale suo, perché può essere una proiezione di una sua sensazione, un suo viaggio, un suo indagare, un viaggio onirico per risolvere un conflitto interno. È personale, ma perché qualcosa risuona a molti, risuoni a molti, secondo me, in qualche modo bisogna andare a toccare un qualcosa che, seppur sapientemente viene diviso, eliminato, ignorato dalla formazione normale, che vorrebbe semplicemente vedere gli esseri umani come un formicaio, quindi sprecare il tempo per produrre a beneficio di qualcun altro, addirittura andando a intervenire sul tempo che hanno a disposizione per finire in questa ruota del criceto, in questa routine di nascita, istruzione, quel tanto che basta per elaborare un ordine e portare a compimento un piccolo compito che serve poi ad arrivare fino alla pensione, a portare ad avere dei debiti per poi fare un lavoro sottopagato che ti porta ad avere delle cose di cui non hai bisogno, e rimani in questo loop di cui la risorsa più grande che si spreca è proprio il tempo, no? Che, se ci pensate,
In realtà siamo venuti qua per tutt'altro motivo, per una ricerca. Laddove c'è quella scintilla, quella ricerca del chi siamo, da dove veniamo, devo ricordarmi il perché sono qui, lottare contro questa amnesia ci porta a chiederci qualcosa. E questo, ormai in questi anni che parlo con tante persone di queste cose, capisco che c'è una via naturale, una sorta di sesto senso che arriva spontaneamente a un certo punto nel farsi domande, ma di solito già dall'infanzia, oppure arriva di colpo, e quando arriva, arriva con un incidente, con un'esperienza traumatica, in qualche modo uno scossone per riportarti a ricordare può arrivare, e per molti è stato irruento, violento e istantaneo, e gli ha cambiato completamente la vita, no? Anche su questo, in qualche modo, non può essere casuale. Sì, questa è una delle possibilità, no? Quella di avere, come dire, un'esperienza talmente forte, no? Come dici te, che ti può cambiare e quindi ti può portare su certi percorsi, su certi obiettivi. Ma l'altra strada, quella più, diciamo, comune, è quella che diceva prima Andrea, è quella del passo passo, un'evoluzione, quindi un percorso iniziatico, il cui obiettivo finale è quello della purezza, no? Come dicevamo prima. Cioè solamente il puro può attraversare questo varco, no? Per andare oltre. Però attenzione, ma che purezza è? La purezza che noi intendiamo o è la purezza secondo certi archetipi che magari noi poco conosciamo? No? Quindi bisogna fare tutto un percorso per poter capire qual è la purezza intesa e pretesa. Facciamo un esempio: i catari, loro ritenevano che lo si chiamavano fra di loro i puri perché erano convinti di vivere in una forma di purezza, no? Ma una forma di purezza che però portava dei problemi, perché molti non lavoravano, quindi vivevano nell'indigenza, quindi vivevano scostati dagli altri, quindi erano reietti da buona parte della popolazione, e via dicendo. Era la purezza quella giusta o non era, o poteva essere migliorata? Quindi bisogna vedere che cosa si intende di purezza. Secondo me è quella che noi dovremmo cercare, noi chi vuole passare questi portali dovrebbe tendere a una purezza di spirito, no? Quindi seguire certe regole morali, e poi la vita di tutti i giorni è un'altra, e quindi solamente in quel caso, perché diceva Andrea prima, gli cedo subito la parola, diceva che Artù, cioè scusami, non è vero, i cavalieri, no? Solamente certi cavalieri riuscivano ad arrivare, no? E poter arrivare ad Avalon piuttosto che passare attraverso, perché erano puri, no? Cioè loro non lo facevano per la bramosia di ricchezza o qualche cos'altro, ma lo facevano con lo spirito cavalleresco, uno spirito di bontà, e quindi erano puri da quel lato lì. Sì, Cavalieri del Graal e l'isola di Avalon sono molto interessanti nella nostra cultura. Per me è importante capire che fino a pochi decenni fa una cultura antichissima che arriva dai Tuatha De Danann irlandesi, quindi tradizione ancora, secondo me, prima dei Celti, arrivano fino al Medioevo, fino a noi, e sono le nostre radici, anche le nostre radici spirituali. Io sono sempre un po' desolato quando, come italiano, sento e assisto alla pochezza di conoscenza della nostra tradizione, per esempio druidica o celtica, come se non ci fossero stati come se non ci fossero state queste radici spirituali anche. Questa cultura ha lasciato testi millenari, poi raccolti soprattutto da monaci amanuensi irlandesi nel Medioevo, che non hanno niente da invidiare all'Iliade, all'Odissea, all'Eneide, tutti i grandi testi che conosciamo e ci insegnano a scuola. Purtroppo politicamente hanno vinto quegli altri, e a scuola impariamo queste cose qui, ma io sono davvero sempre invece più affascinato da questo modo di sentire,
che trovava nel druidismo e quindi nell'Inghilterra, che è sempre stata considerata la patria del druidismo, un luogo in cui ci sono alcuni valori. Nel libro parlo tantissimo, per tutto metà libro parlo di queste tradizioni druidiche e spesso cito Tolkien. Perché cito Tolkien? Perché Tolkien, anche se non tanti lo associano a questo tema, in realtà era un filologo di Oxford, un mega studioso, professore universitario, che in realtà cercò di scrivere, riscrivere o creare una mitologia anglosassone, cioè inglese dell'Inghilterra, attingendo a quelle che sono, dal suo punto di vista, le radici spirituali più autentiche di questo mondo. Le radici spirituali più autentiche a cui va alla ricerca a Tolkien sono questo benedetto mondo dei fairies, cioè del elfi, fate, gnomi, e tutto quel mondo che poi in lui viene codificato nel regno degli elfi, quindi i primogeniti. Invito davvero tutti a studiarsi e a leggersi Tolkien, extra Signore degli Anelli, extra Hobbit. Quelli sono due romanzi famosissimi, bellissimi, e sono diventati anche dei film famosissimi, ma i veri testi di riferimento di Tolkien, secondo me, sono altri, il Silmarillion e in realtà altri ancora. L'idea che mi sto facendo negli anni, negli ultimi mesi soprattutto, è che Tolkien sia come un pioniere, uno scopritore, un riscopritore di antichissime radici spirituali che sono la nostra, dal mio punto di vista, anche le nostre radici spirituali europee. In lui, anche se nessuno ne parla, si parla di Avalon, e nessuno, non capisco perché l'isola degli Elfi non viene mai associata ad Avalon, quando lui stesso scrive che un porto dell'isola di Tolleressea si chiama Avalonne. E soprattutto c'è tutto quel mondo di Numenor, che sarebbe l'isola di Atlantide. Lui stesso scrive Numenor barra Atlantide, solo che ne parla sempre in termini di Numenor. Solo una volta su 10.000 volte in cui cita il nome mette, scrive anche Atlantide di fianco. E quindi vedi che i grandi misteri della nostra tradizione occidentale, e adesso non a caso dirò perché occidentale, riguardano questi. Sono l'isola che non c'è, sono le isole che sono passate di dimensioni. Se volete approfondiamo meglio questo chiave di lettura di Tolkien, ma in realtà stiamo parlando veramente delle nostre radici spirituali, stiamo parlando di portali dimensionali per alcune persone che possono consentire il salto, il varco, quello, il ritrovare la linea dritta e ritrovare le due isole che adesso sono passate di dimensione e quindi non sono più in questo piano di realtà. Solo alcune persone virtuose, tra virgolette, possono accedere a quelle isole. Allora, chiedo anche a Marco Enrico, no? La parte più razionale. Non può essere un caso che molte tradizioni, molti miti raccontano di alcuni territori, di alcune terre raggiungibili a pochi solo in determinate condizioni, di era, di congiunzione astrale, di rapporto con vari elementi che devono tutti quadrare, solo in quell'ora c'è la possibilità di poter intraprendere una strada che normalmente è celata, no? Questo sì. Se ci fosse qualcuno che se l'è inventata, camperebbe no. Come diritti d'autore per tutti coloro che gliel'hanno copiata in giro per il mondo, no? Certo, no, hai ragione. C'è del non solo del vero, ma intendo dire c'è del reale in questa affermazione, perché per chi viveva nel nord, e quindi le isole britanniche piuttosto che in Scandinavia, ma anche nel Baltico piuttosto che in Normandia, quella che dopo è diventata Normandia, eccetera, certi tragitti erano vietati in certi periodi dell'anno, ma per motivi fisici. O c'era la nebbia e quindi uno non vedeva più la strada, non si rendeva conto. Oppure più a nord c'erano i ghiacci, ma ancora anche in primavera diventavano pericolosi perché arrivavano gli iceberg, perché si staccavano dall'Artide, venivano verso sud e quindi era pericoloso. Ad esempio,
la vecchia strada che loro conoscevano, ne abbiamo parlato qualche sera fa, ti ricordi, a giovedì sera, no? A Basseterra, la vecchia strada che dalla Scandinavia o dalle Orcadi o se vogliamo dalla Scozia, quel che ti pare, passava attraverso l'Islanda e poi arrivava in Groenlandia e quindi in America, era conosciuta ma da moltissimo tempo, e la prima documentazione che abbiamo è del 1000 dopo Cristo, no? Ma si poteva fare sempre quella strada lì? No, perché ci sono dei momenti in cui non era percorribile. Allora ecco che la persona che voleva intraprendere quel viaggio, intendiamo il capitano della nave, perché gli altri obbedivano agli ordini, doveva aver fatto degli studi, doveva aver fatto avere delle conoscenze tali, con anni di lavoro sulle navi che percorrevano quelle terre, per sapere che in certi periodi non si poteva andare, che in certi posti c'erano le correnti, che in certi posti c'erano i fondali bassi, che in certi posti c'erano degli scogli che affioravano. E quindi ecco che lo studio è importante. Questo vale nel senso fisico, ma vale anche, come dicevamo prima, per un percorso, per il... In senso spirituale o morale o etico o quello che ti pare. Cioè tu non puoi imparare qualche cosa soltanto perché te l'hanno insegnato mentre sei seduto a tavola o a scuola. Ci vuole anche una parte di esperienza, no? E quindi ecco il percorso. Ecco che il cavaliere che va alla ricerca del Sacro Graal non lo troverà mai, lui lo sa che non lo troverà mai il Sacro Graal, ma la sua crescita è il percorso, perché lungo il percorso fa esperienze, conosce, visita mondi nuovi, conosce gente nuove, impara lingue nuove, vede castelli, vede valli, vede villaggi, fiumi, deve attraversare fiumi, deve attraversare foreste, e poi stremato tornerà indietro, il Graal non l'ha trovato. Il Graal non l'ha trovato, ma lui ha acquisito una base di cultura e di sapienza e di capacità di comportamento nel mondo che è immensa, confronto al momento in cui è partito. Quindi è il percorso che è importante più che la meta, no? E ricordiamoci che anche questo, fra l'altro, così ci colleghiamo anche al primo libro, quello sull'Antartide, no? Supponiamo che ci sia un mondo oltre, ci siano delle terre a noi in qualche modo proibite, ma anche a noi proibite, poiché sarebbe un bel caos, un bel via vai. Prova a pensare se il Monte Olimpo non fosse un monte, ma fosse stato un paesino raggiungibile da tutti. Sarebbero tutti lì a chiedere a quella divinità greca favori, domande, chiederebbero la qualunque, no? Ecco, questo certo. In qualche modo si può anche capire perché sia raggiungibile da pochi. Se ci fosse una popolazione più avanzata, anche solo tecnologicamente, che per qualche ragione in qualche modo non cammina più tra gli uomini, questo compare in tutte le tradizioni, l'era d'oro, quelli lì che camminavano accanto all'uomo, a un certo punto vanno via, ma vanno via dove? Tornano al luogo di origine o vanno in terre a noi o a molti non raggiungibili, no? E questo lo possiamo vedere sia in positivo, ma anche in negativo. Ricordiamoci come trattato nel primo libro, quello sull'Antartide, sotto l'Antartide, se ci fosse in qualche modo anche le perdite militari, lasciano intendere che c'è un esercito decisamente più forte di quelli umani, quantomeno di quello statunitense, ecco, provare a raggiungere quelle terre potrebbe essere anche una caccia. Bird stesso alle televisioni latinoamericane dell'America del Sud rilasciò delle interviste tremende in cui era un ammiraglio, ricordiamo anche l'importanza del ruolo militare di ammiraglio, non è un gruppo di amici che siamo noi che si radunano la sera per fare quattro chiacchiere, è un ammiraglio, cioè qui siamo in ambito militare, dire gli Stati Uniti si devono preparare per, anzi la Terra si deve preparare per degli attacchi provenienti da entrambi i poli di potenze militari altamente avanzate. Questo anche qua è vero, è bello il mito, però poi c'è un risvolto molto pratico, c'è un risvolto molto pratico in chi per qualche ragione trova una strada indietro
come diceva prima Marco, non può tornare o non vuole tornare, o è una legge o è una regola che poi starebbe alla base di tutto, no? Il principio dell'ordine, o di qua o di là, il via vai, in qualche modo c'è una sorta di uscire che decide tu sì, tu no, no? Facciamo un giro su questo. Partiamo da te, Marco, poi arriviamo ad Andrea. Ah, sì. Dunque, ma sì, il mio punto di vista sul fatto di che entrati in certi posti, in certe condizioni, poi non sempre puoi tornare indietro perché ci sono delle regole, ma questa è una visione futura, no? Cioè spirituale, morale, eccetera. Ma vale anche perché tutto nasce da una tradizione fisica, reale, vera, e quella, ad esempio, di raggiungere la Groenlandia come succedeva 1200 anni fa, no? Nell'Ottocento, non 1800, nell'Ottocento, arrivavi in Groenlandia, arrivavi in Islanda, ma poi non potevi tornare quando volevi, perché una volta raggiunta, poi, come dicevamo prima, i mari, le condizioni meteorologiche, la notte, l'immensa notte invernale, eccetera, non ti permettevano il ritorno, no? E quindi eri sottoposto a delle regole, a delle cose. Ma volevo aggiungere una cosa velocissima, non voglio rubare del tempo, però una cosa importante. Quella che dicevi all'inizio sulle congiunzioni e sulle situazioni, scusate, ma il vento di Chivasso questo che porta questo oggi. Dunque, Fort, fra fine 800 e inizio 900, scrisse 4 libri che io ho condensato per quanto riguarda tutte le visualizzazioni nel libro Gli UFO di Fort. Lui spiega che questi, e siamo a fine 800 che lui lo scrive, lui dice che questi oggetti che vengono visti volare, lui le chiama navi, perché per loro erano navi, no? Navi spaziali, che venivano viste, lui ha preso le relazioni ufficiali, no? Per scrivere questo, non potevano venire sempre, ma potevano venire solamente in certe particolari condizioni del cielo e dei pianeti. E lui fece dei calcoli e fece delle previsioni. Non so quanto siano giuste, non me ne intendo, ma tipo l'allineamento di Marte piuttosto che un certo angolo con Venere, eccetera, eccetera. Ha forse importanza questo? Cioè il pianeta dov'è per il momento che tu puoi arrivare? No, potrebbe essere che quando ci sono quelle condizioni si apre uno dei portali che dicevamo prima, no? Questo potrebbe succedere, quello che diceva Andrea inizialmente, quando c'è Giove in una certa posizione, quando c'è Venere in un altro e Marte in un altro ancora, ecco che viene data la possibilità di aprire un certo qual portale. Noi possiamo andare attraverso questo portale chissà dove? Sì, potremmo andare, ma non abbiamo la tecnologia, non abbiamo la conoscenza, non abbiamo niente, ma da questo portale può arrivare qualcuno qui da noi. No? Ed ecco che improvvisamente ti vedi qui, ti trovi qui qualcuno che ci viene ad osservare, no? E dici: ma come ha fatto a fare milioni e milioni di chilometri o migliaia di anni luce di viaggio, no? E cosa arrivare? Perché è passato attraverso uno di questi portali. Sì, Enrico, questa è, mi dai un assist molto bello, secondo me. Riprendendo proprio il discorso dei Tuatha De Danann, che sono questi, tra virgolette, dei irlandesi, che il primo di maggio, che guarda caso è una delle 4 feste celtiche, arrivano con dei vascelli volanti, lasciano una scia nel cielo, arrivano da 4 città leggendarie ubicate non si sa bene dove, ma sembra davvero che non sia un regno terrestre, portano il druidismo, portano 4 tesori, adesso vedremo quali sono. Ma la cosa interessante è che loro arrivano in Irlanda, combattono contro una serie di creature mostruose precedenti il loro arrivo, ma quando poi arrivano i Gaeli o comunque la popolazione di quelli con i capelli rossi che poi arrivano successivamente, che potremmo definire il popolo moderno irlandese, queste creature si dice che vanno ad abitare le terre cave, cioè loro dicono: ok, noi ce ne andiamo, accettiamo
il fatto che voi diventiate, li mettono alla prova, c'è tutta una serie, potremmo approfondire meglio, comunque li mettono alla prova, i gaeli superano la prova e queste persone dicono va bene, noi ce ne andiamo, ma siccome noi amiamo l'Irlanda, l'abbiamo pure creata, non possiamo andarcene completamente, ma passiamo di dimensione sostanzialmente, andiamo ad abitare le terre cave. Quindi l'idea in Irlanda e in tutta la tradizione celtica è che i tumuli, cioè queste colline artificiali presenti un po' ovunque, pensate anche solo a Stonehenge, Stonehenge di solito è un posto famoso perché c'è il cerchio, il cromlech di pietre, ma quando arrivate a Stonehenge tutta quella pianura è piena di queste colline artificiali e in generale tutta Europa si potrebbe dire ha queste caratteristiche. Secondo una chiave di lettura nostra, autoctona, europea, queste persone, chiamiamole così, vanno ad abitare le terre cave, cioè vanno sottoterra, ma lasciano intendere in realtà che vanno a vivere in un'altra dimensione, quindi si dice che vanno a vivere nel crine brinato dei cavalli, nella prateria, nel frusciare del torrente, cioè diventano gli elementi naturali. È qui che si aggancia il discorso degli elfi, delle fate, degli gnomi, dei fairies, cioè le creature dell'altro mondo. Questo è proprio il nucleo della tradizione druidica ed inglese o comunque europea, cioè l'idea che ci siano realmente i cosiddetti spiriti di natura, ci siano creature dimensionali che se vogliono si manifestano e in alcuni casi anche antropomorfizzano, ma solitamente se ne stanno, si guardano bene dal manifestarsi agli esseri umani. Quindi il tema che tu portavi in luce, secondo me, è molto interessante perché noi dobbiamo, come esseri umani in generale, avere un atto di umiltà e cominciare a mettere un po' in discussione il fatto di essere l'apice dell'evoluzione e di tutto quanto. È molto più probabile invece che ci siano creature molto più evolute di noi che aprono varchi dimensionali e ci vengono a trovare, così come i Tuatha De Danann. Ma quando ci vengono a trovare? Come dicevi tu giustamente, secondo una serie di condizioni astrali, astrologiche. Nel caso della tradizione celtica sono le quattro feste celtiche. Tu pensa al capodanno celtico, il Samhain, sarebbe poi Halloween. Si dice che in quei giorni si assottiglino i mondi, si aprono i mondi, è più facile accedere all'altrove, all'altro mondo, ma soprattutto, io direi, è più facile per le creature dell'altro mondo venirci a trovare. Quindi primo novembre, dall'altra parte dell'anno c'è il primo di maggio. Queste proprio sono le due date cardine codificate dalla tradizione nostra europea. Le altre due date sono primo agosto e primo di febbraio, sono le due feste del dio Lugh e della dea Brigid, che sono due Tuatha De Danann irlandesi e sono, potremmo dire, i grandi campioni del femminino sacro e del maschile divino. Nella nostra quindi croce, chiamiamola così, celtica, anche se secondo me era una croce molto, come dire, un simbolo molto più antico dei Celti, che comunque sono un popolo solamente di 2500 anni fa, in questo simbolo abbiamo già una serie di dati e soprattutto abbiamo una serie di elementi che ci danno qualche chiave di interpretazione di quando è possibile aprire i portali, perché dal mio punto di vista, per esempio, queste quattro feste accadono 40 giorni dopo i solstizi e gli equinozi. Ecco perché in tutte le tradizioni del mondo sono questi i momenti in cui fare una serie di riti, cioè gli equinozi e i solstizi, i giorni più lunghi dell'anno, i più corti e quelli dove è il sole. Ti dico questo perché sono sempre più convinto che molti luoghi di potere, quindi di geografia sacra, costruiti dall'uomo, siano non solamente costruiti nell'affioramento di linee energetiche della Dea e quindi della Madre Terra, linee sincroniche, linee del drago, e c'è tutte le altre puntate in cui ho partecipato al programma, parlavo spesso di questo, ma in alcuni momenti dell'anno, che sono questi, i solstizi e gli equinozi, il primo raggio del sole all'alba o l'ultimo al tramonto o lo zenith penetra, spesso vengono lasciati dei tunnel o delle feritoie nelle rocce, penetra lunghi tunnel o camere sotterranee, illumina l'utero ventre della madre terra e si crea quest'unione maschile e femminile dei raggi cosmici o solari con il pianeta Terra. Probabilmente questi luoghi sono luoghi in cui il livello vibrazionale aumenta esponenzialmente, un livello già alto perché è un luogo di potere. Quindi in queste stanze, in quei momenti dell'anno,
le vibrazioni sono molto 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 più alte e questo consente che cosa? L'apertura dei portali dimensionali. E quindi agli esseri umani, ai druidi e alle druidesse che avevano fatto tutto un livello di iniziatico, di conoscenze, era per loro possibile fare una serie di riti proprio perché c'era molta più energia, o viceversa, in quei momenti creature dell'altrove venivano a visitare gli esseri umani. L'esempio è chiudo, l'esempio più clamoroso è quello di Newgrange in Irlanda, che è un sito megalitico di 5.000 anni fa, non si sa bene quando l'abbiano fatto, ma di sicuro non ieri. È un'enorme piramide, diciamo così, fatta di grandi pietre incastrate tipo Shanghai, una nell'altra, una cosa mastodontica, non ha niente da invidiare alle piramidi egizie, secondo me, che sono coeve, se non più recenti. Comunque, hanno lasciato un tunnel di una ventina, trentina di metri, molto stretto, e una stanza in fondo. Solamente al primo raggio del sole del solstizio d'inverno, quindi all'orizzonte esce il sole, il raggio del sole penetra quella lunga stanza e illumina questa stanza interna. Come se tutta questa enorme struttura, che deve aver richiesto decenni, se non secoli, per la costruzione, si attivasse e funzionasse solamente sostanzialmente per mezz'ora all'anno, ecco, voglio dire questo. Quindi c'era un'attenzione maniacale dei popoli antichi nella costruzione di geometrie e architetture megalitiche che si attivassero mezz'ora all'anno. Il Pozzo di Santa Cristina in Sardegna ne è l'altro esempio più clamoroso, che invece attivato si attiva negli equinozi, allo zenith dell'equinozio di primavera e d'autunno. Quindi grandi opere antiche connesse ai fenomeni diciamo, degli allineamenti del solstizio e dell'equinozio. È probabile che questi siano, come dire, questa sia un po' la mappa del tempo in cui andare a cercare i portali, cioè gli equinozi, i solstizi e i punti 40 giorni dopo, che sarebbero i punti della croce celtica. Questi sono gli 8 momenti codificati dalla tradizione antica europea in cui si dice che i veli con l'altro mondo si assottigliano. E quindi si aprono i portali, per noi è più facile andare di là, ma io direi quelli di là, per quelli di là è più facile, come nel caso dei Tuatha Dé Danann, 1° di maggio, venire qui a trovarci. Questa è l'ipotesi di lavoro che faccio negli ultimi anni. Voglio anche inserire un aspetto molto pragmatico, l'ho accennato nella parte che ho scritto io del terzo libro, perché se per qualcuno può sembrare in qualche modo da testa sulle nuvole, no? Pensare a questo tipo di portali, a questo tipo di tecnologie, come sempre la natura umana si divide in chi vive a contatto con i cicli della natura, quindi in qualche modo accetta anche il ciclo del tempo e di aspettare alcune condizioni per poter interagire, e chi no, chi vuole forzare e allora usa la tecnologia o quel che loro chiamano tecnologia, magari canalizzando, aiutati da qualcuno, ma di questo è un'altra storia, per forzare le cose. E allora, se non hanno tempo, modo e pazienza di aspettare quel portale, provano a crearne un altro. Quanti film e serie TV o quanti aspetti pratici vi vengono in mente di alcuni progetti scientifici che risuonerebbero molto di più se li si interpretasse come tentativo di aprire un varco, di aprire un portale artificiale per poter fare delle cose magari con la fretta. E questo accade a fine di un ciclo, poiché se immaginiamo il tempo, i cicli di umanità proprio come lo dice la parola stessa, un ciclo, alla fine di questo scontro, questo tentativo di sopravvivere, di andare oltre o di cambiare le cose o di mettere o di avvantaggiarsi un prossimo ciclo, si divide in chi lo aspetta e chi prova a forzare le cose, talvolta facendo anche dei danni, no? E questo, se pensiamo a come è andata in Atlantide, non possiamo che fare un paragone a quel che stiamo vedendo oggi. Cito su tutti il CERN. Io ho raccontato di questo nel terzo libro. Marco Enrico. Sì, beh, adesso sul CERN, combinazione ti stavano chiedendo proprio sulla chat, era evidente il legame, no? Il legame. E, beh,
Bene, io aggiungerei ancora una cosa, cioè questa differenza fra la popolazione precedente che aveva dei legami con le tradizioni legate alla natura, quindi ai passaggi di stagione, quindi alla fioritura, quindi alla morte e alla rinascita legata alle piante o alla nascita del grano e via discorrendo. Con le popolazioni successive, lo raccontava prima Andrea, no? Che arrivano, sconfiggono quelle precedenti e quelle precedenti dicono: va bene, noi ce ne andiamo, no? Rimanete voi, arrangiate. Le seconde invece hanno una religione diversa, cioè non hanno la personificazione di forze della natura come le divinità, ma hanno delle divinità che sono in carne e ossa, o perlomeno hanno immagini umane. Prendi gli dei dell'Olimpo, i dei del Valhalla, o quello che ti pare. Perché? Perché hanno due origini completamente diverse queste culture. La prima è quella atlanto-mediterranea, della popolazione precedente all'arrivo dei Celti e dei Germani, e quindi sono quelle inerenti a queste culture legate alle tradizioni della terra. Dove le troviamo noi qui nel Mediterraneo per conoscerle bene? Nei plebei della tradizione romana. Loro avevano cibele, avevano delle divinità che erano legate alle flora, no? Ad esempio, delle divinità che erano legate ai cicli della natura. Quando arrivarono invece gli indoeuropei, nel senso dei romani alias patrizi, no? Che presero il controllo, presero il potere su questi, loro invece avevano Marte, avevano Saturno, avevano Giove, che erano divinità invece antropomorfe. Ma chi erano questi? Questi erano, molto probabilmente, secondo certi studi, lo dice anche Julius Evola, ma Righini, eccetera, questi erano in realtà degli antenati che loro avevano mitizzato perché molto potenti, avevano creato il clan, avevano creato la prima forza d'urto, no, di questo popolo per poter conquistare nuove terre o attraversare terre nemiche. Ed ecco che l'incontro fra queste due culture inizialmente non è facile, avviene uno scontro perché la mentalità è completamente diversa. Poi i secondi, che sono i dominatori, cioè quelli che sono arrivati dopo, acquisiscono invece e tramandano le conoscenze, quelle della natura, che avevano invece i popoli precedenti, che loro non avevano. E quindi ecco che le religioni greco-romane, ma anche celto-germaniche, successive, in epoca storica, hanno tutte e due le componenti. Hanno sia, come racconta sempre Andrea, i Celti che hanno, scusami, i druidi che hanno, le druidesse, che hanno delle conoscenze riferite alla natura e via discorrendo, ma hanno anche gli dèi. Lug, piuttosto che ne so io, quelli che Odino, Thor e via dicendo, che invece sono di origine indoeuropea, no? Quindi vi è la fusione di queste due mentalità e di queste due tradizioni millenarie. Sì, l'impressione è che ci fu un'epoca molto lunga della storia in cui quelli che chiamo i nativi europei fossero una cultura gilanica, cioè equilibrio maschile e femminile, pacifica, di donne e uomini connessi ai ritmi della terra, delle stagioni, connessi ai misteri della terra anche. Io ipotizzo sempre che queste persone avessero anche, come dire, degli stregoni, passatemi il termine, degli sciamani, che erano i druidi e druidesse, come in tutte le culture del mondo, che erano i custodi dei misteri. Questi misteri sono relativi ai misteri degli animali sciamanici, delle piante. C'è tutto un filone di ricerca di cui non parliamo stasera, ma delle piante sacre, le piante, gli alleati degli esseri umani dalla Le nostra piante che antenne. guarivano, le piante che guarivano. C'è tutto un filone delle piante sia di guarigione sia psicotrope. Attraverso le piante psicotrope, dalla notte dei tempi, tutte le popolazioni antiche fanno il viaggio e varcano le soglie, contattano creature dell'altro mondo. Queste creature spesso istruiscono gli esseri umani. È da lì che deriva, secondo me,
l'attenzione molto profonda dei popoli nativi con le creature dell'altrove, elfi, fate, gnomi e quant'altro. Queste popolazioni antiche, a un certo punto, molto legate ai cicli della natura, ai misteri anche delle rocce, pensiamo a questo tema, grandissimo tema, quello delle rocce megalitiche, come disporle, dove metterle, come imbastire i cromlech, i dolmen, i menhir. A un certo punto, diciamo nel 3.000 anni fa, grosso modo, 3.000-4.000 anni fa, dall'Ucraina attuale, diciamo dal nord-est, arrivano queste popolazioni invece con dei valori molto diversi, gente a cavallo, con le spade in ferro, arrivano dei popoli, dei nativi europei che sostanzialmente erano al Neolitico ancora, scheggiavano a malapena le pietre, forse avevano, diciamo, il rame, ma comunque erano popolazioni pacifiche e con altri valori, piccolini, non erano di certo questi qua alti, biondi che arrivavano dall'Ucraina. Queste popolazioni avevano dei valori del maschile, quindi della forza, come dire, del cimentarsi, del competere, e crearono, diventando la classe aristocratica, perché poi non ci fu uno scontro, come se noi oggi faccio sempre l'esempio. Immaginiamo di vedere fuori casa una navicella spaziale che con il raggio laser incenerisce tutte le macchine di un parcheggio, poi ci dice: Ok, noi siamo arrivati, vi va bene se comandiamo noi? Sì, tieni, queste sono le chiavi. Questi qua erano alti, incazzati, con le spade in ferro, avevano pure i cavalli e questi popoli, i carri, questi popoli del Neolitico hanno detto: Ok. Comandate voi, noi diventiamo i servi della gleba, della plebe, voi siete l'aristocrazia. Ma la mia ipotesi è che queste persone che avevano come valori, come dire, il cimentarsi, l'autorevolezza, questi valori, diciamo, maschili, che ancora non erano, secondo me, degenerati nel maschilismo che conosciamo oggi, riconobbero nei druidi e nelle druidesse dei popoli nativi questa forza, questa autorevolezza. Dobbiamo pensare a stregoni con cui non era tanto, come dire, intelligente, scherzare. Queste erano persone che avevano probabilmente tutta una serie di conoscenze anche esoteriche, anche, come dire, inquietanti. Quindi questi dissero: noi diventiamo, se va bene, noi comandiamo, diventiamo la classe aristocratica, voi tenete però dal punto di vista spirituale, va benissimo quello che avete, anzi magari lo sistematizziamo un po' e manteniamo il druidismo come. Quindi nasce la cultura celtica. Da questa fusione. La cultura celtica, secondo me, da quello che ho capito, rispetto a quella romana o greca, proprio perché va a inserirsi in questo contesto più di nativi europei, più dell'Occidente, mantiene maggiormente la connessione con la natura. Quindi molte divinità celtiche sono divinità femminili, rimane proprio il grande tema della cultura antica che oggi invece abbiamo perduto, quello del femminino sacro, nella cultura celtica rimane. Le donne celtiche erano uno scandalo probabilmente in quell'epoca perché erano molto emancipate. Faccio sempre l'esempio del fatto che loro avevano il divorzio, per dire, se un uomo non gli andava bene, gli davano una pedata nel culo e c'erano donne guerriere, capovillaggio, per dire, non c'era questa divisione molto violenta che conosciamo noi oggi dei generi. Per cui se tu negli ultimi 2500 anni qui da noi nasci donna, parti un po' svantaggiato, diciamo così, per usare un eufemismo. Nella cultura celtica, che comunque è di matrice, di origine indoeuropea, quindi aveva comunque i celti, vuol dire proprio guerrieri, questa cultura comunque mantiene, quindi secondo me, in equilibrio sostanzialmente i valori del maschile, passatemi il termine, quindi del cimentarsi, anche secondo me un valore. È quello come dire, della strafottenza. Ecco, loro i celti amavano molto cimentarsi e andare a provocare i romani. E in realtà non erano attratti né dall'oro né dal guadagno economico. Sì, gli piaceva cimentarsi, ma mantengono tantissimo il contatto con la natura e mantengono soprattutto la casta, tra virgolette, casta dei druidi e delle druidesse. Io dico sempre druidesse, perché era una spiritualità, cioè i custodi dei segreti e dei misteri della natura, di cui parlo tantissimo nel libro, erano spesso le donne. Noi adesso siamo abituati ad associare la spiritualità e, come dire, ai maschi, al genere maschile, ma nel mondo, diciamo, celtico e pre-celtico dei nativi europei probabilmente erano soprattutto le donne a custodire i misteri.
ed erano loro i custodi della cosiddetta magia. Questo volevo sottolineare. Questo, permettimi Gianluca, per completare, questo in effetti avveniva anche qui nell'area del Mediterraneo, cioè quando gli indoeuropei qui arrivarono in numero inferiore, quindi diciamo trovarono una popolazione locale più numerosa, no? Quindi i Romani, gli Etruschi, i Greci, i Dalmati e via discorrendo. Presero il potere, ma erano pochi confronto quelli che dominavano, no? E anche qua erano le donne soprattutto a essere le sacerdotesse per i riti, quelli più antichi. Prova ne è che rimasero, erano loro che sapevano far nascere i bambini, erano loro che preparavano i decotti per farti guarire, erano loro che profetavano il futuro, no, con le sibille e via discorrendo, no? Mentre invece dall'altra parte erano, da parte di Romani, Etruschi, Greci, via discorrendo, e gli dei erano solamente quelli da invocare per la guerra, no? Quindi mentalità completamente diversa, ma ciò nonostante riuscirono a trovare un equilibrio, ed è narrato dai miti, quando a Roma i patrizi e i plebei trovarono il punto di accordo, no? Il punto di accordo di convivenza, no? Fra questi due. Ed ecco che i patrizi accettarono queste figure religiose, loro ben poco conoscevano, però le antropomorfizzarono, cioè ecco che la dea della primavera, la dea non so quel che ti pare, venne rappresentata come una donna, mentre invece prima non lo era. Prima avevamo Pan, avevamo Fauno, avevamo delle divinità che non sembravano proprio delle persone, no? Erano delle divinità che sembravano più degli spiriti, anzi, sovente non erano nemmeno rappresentate. Ed ecco che a quel punto, quando poi venne istituito il cattolicesimo, mentre le religioni indoeuropee si trovarono, fra virgolette, bene ad entrare nella nuova religione, perché vi era una gerarchia, c'era Dio, Gesù, i santi, la Madonna, c'era una gerarchia. Queste altre religioni ebbero fatica, cioè i discendenti, intendo dire, ebbero fatica ad entrare perché non trovavano un corrispondente all'interno della religione cattolica. Ed ecco che loro cercarono di contrastarne la diffusione, ed è per questo che furono perseguitati a lungo. Inventarono le streghe, inventarono quello che ti pare per colpirli. Chi erano le streghe? Erano quelle povere donne che sapevano far nascere i bambini, sapevano fare il decotto, sapevano metterti a posto il polso se avevi preso un colpo, tutte queste cose qua, no? Che conosciamo. Ed ecco che questi vennero chiamati pagani perché abitavano nei pagus, cioè nei villaggi, non fuori dalla città, ed erano quelli che avevano mantenuto queste tradizioni per secoli e secoli anche dopo l'integrazione, no? Ma mentre per gli antichi romani e greci e andava bene e non dava fastidio, dopo, quando il potere invece vollero centralizzarlo, non andavano più bene, cioè o ti amalgamavi o ti uniformavi, oppure non andava bene. Ma qua c'è bisogno di un passo indietro, perché se questa è vagamente la versione accademica, chi ha avuto paura a tal punto di tutto ciò che era sciamanico e magico, al punto di volerlo estirpare dalle civiltà, no? Volerlo in qualche modo ridicolizzare, mettere fuori? Ancora oggi c'è tutta una categoria di persone che vive con: guardi troppi film, ma figurati, no? Il CICAP. E poi però in realtà dall'altra parte il CICAP stesso nasce con l'idea di chi sa benissimo che il mondo dell'oltre non solo c'è, ma ne ha paura. Quindi in ogni guerra, anche e soprattutto in quelle attuali, la componente magico-spirituale è più che presente, la componente astrologica è più che presente, non si muove foglia senza che non si vada a interagire. Soprattutto una guerra è prima magica e poi diventa in qualche modo
terrena, no? E questo si collega anche alla puntata che abbiamo fatto ieri, dove si parla dello scontro tra i titani e le nuove divinità greche che in qualche modo li hanno sostituiti. Queste caste sanno benissimo di cosa si parla, ma tengono il popolo, diciamo così, estraneo a tutta una serie di conoscenze. Ed è anche per questo che il saper usare i portali, il saper... C'è come... Facciamo finta che chi in qualche modo va perpetrando lo stesso scontro, se due fazioni continuano a scontrarsi, ma una continua a perdere e poi ritorna e ci riprova e continua a perdere, quando si rassegna dal punto di vista materiale, non può che provare a barare, quindi prova a cambiare le sorti di un conflitto passando per altre dimensioni, andando in un altro punto del tempo, un altro punto dello spazio, un altro punto di energia sottile in ambito magico, provando a indebolire i luoghi di potere, provando a separare ancora di più delle popolazioni da ciò che è l'alto, no? Dal verticale, dalla parte più spirituale, più divina dell'uomo, no? Cominciano a ridicolizzarlo, attaccarne i valori, l'identità, isolarlo, renderlo sempre più simile a un bullone, a un ingranaggio di un sistema, privandolo della propria coscienza, no? Questo risuona veramente di grande attualità. Un attacco di questo tipo non può che in qualche modo riguardare la quotidianità di tutti, no? Andare a togliere il maschile dal maschile, il femminile dal femminile, portare le persone ad avere ansia per la CO2, per il clima, cioè, organizzano i corsi per riuscire a parlare con chi non accetta, fanno le liste dei cattivi, fanno le lettere dall'Ucraina agli Stati Uniti, e qua c'è chi dice bisogna identificarli, così qui che non credono ai telegiornali e si radunano in qualche decina di migliaia su qualche canale di YouTube per raccontare che, diciamo, sono puttanate. Ecco, sono preoccupati al punto che qualcosa stanno provando a fare, e questo non può essere casuale, non può essere la prima volta che ci provano. Hanno sempre perso, in fin dei conti, anzi, lo chiedo poi sia a Marco Enrico che ad Andrea, vi risulta che abbiano sempre perso, per cui continueranno a perdere, o in qualche modo siamo di fronte a un cambio di paradigma? Vado io? Sì, ma guarda, i tentativi di prendere il controllo globale, no, della società sono stati ripetuti in forme diverse, no? Diciamo che il primo grande tentativo di prendere il controllo completo della società in generale fu fatto da Alessandro Magno, e non gli andò molto bene. Poi ci tentò Giulio Cesare, ma era solamente agli inizi, ecco, come tentativo. Ci tentò Costantino, ma anche lui non vide la fine della sua opera, che venne portata malamente a termine da altri. Chi ci tentò ancora successivamente? Carlo Magno? Per l'Europa lui riuscì abbastanza, ma non completamente. Federico Barbarossa? Meno ancora che Carlo Magno. Se vogliamo arrivare ai tempi moderni, il penultimo tentativo è stato quello di Napoleone, e poi ci fu un altro con i Baffetti, ecco, se vogliamo andare a dire senza dire, no? Quindi tentativi io ne ho visti fare, parliamo qui del nostro bacino del Mediterraneo, Europa, no? Nell'est c'è stato Tamerlano, Gengis Khan, pochi altri, ma di qualcuno che ci sia riuscito io al momento non ho ancora visto nessuno, ecco, non ne vedo. Cosa ne dici, Andrea? Sì, dunque, quando parlavi di quello con i Baffetti mi veniva in mente questa attenzione all'impossessarsi di una serie di tesori mitologici, tipo appunto la lancia di Lug, cosiddetta invincibile, cioè chi detiene quella lancia è invincibile. Adesso vi dico una cosa che è il mio punto di vista, che è un po' strano, però è questo. L'altro giorno ho guardato Capitan Harlock su Amazon Prime, 2003,
13, mi sembra, hanno fatto, no, è recente, non il Capitan Harlock, il cartone animato di quando ero piccolo, ma quello rifatto adesso di animazione, e l'ho trovato davvero, davvero molto interessante. L'idea è che lui ha questa dark matter, cioè c'è un motore a materia oscura, si vede anche il suo vascello che è praticamente indistruttibile perché è avvolto da questo fumo nero in questa finzione, questa fiction, ma è sostanzialmente indistruttibile, viaggia in giro per lo spazio, lui stesso attinge quella materia oscura ed è a 100 anni e tutti si dicono ma perché, come fa ad avere 100 anni e sembrare ancora un uomo giovane? L'idea è che lui padroneggi, abbia accesso a che cosa? Abbia accesso a quel mondo del 95% di realtà che è costituito da energia oscura e materia oscura, di cui pochi si occupano, ma che sostanzialmente, dal mio punto di vista, è quello di cui si occupano le spiritualità di tutto il mondo da sempre. Cioè, l'idea è questa. Immaginando che abbiamo un diagramma torta della realtà che hanno capito nella fisica moderna che esiste, tutto quello che noi possiamo vedere, toccare, sentire, su cui ragionare e quant'altro, è una fettina del 5%, quando va bene, di tutto quello che esiste, si sa che esiste. L'altro 95% viene chiamato materia oscura o energia oscura. Sostanzialmente oscura vuol dire che non si sa cos'è, il succo è quello. Ma io mi chiedo nel libro, sarà in parte questa energia o materia scura, la benedetta conoscenza esoterica, iniziatica, spirituale, di cui si occupano tutte le spiritualità del mondo? Sarà in parte il regno della magia del sognare, sarà in parte il regno degli Stargate, sarà in parte il regno dei fantasmi, o sarà in parte il regno dei fairies, delle creature dell'altro mondo? Cioè, mi chiedo, non sarà molto interessante indagare questi misteri per l'essere umano, per la dignità dell'essere umano? Cioè, l'essere umano, dal mio punto di vista, viene schiavizzato e manipolato dal sistema facendogli credere che esista solo quel 5%, e quindi si fanno tutti la guerra dei poveri per rimanere sostanzialmente in una... vivere in una piccola stanzetta sottoterra, quando invece poi ti potresti accorgere che vivi in un castello con le torri, c'è un parco, c'è una città, c'è un'isola, c'è un universo. Cioè il mondo spirituale, per generalizzare, è molto più vasto e affascinante. E non solo, dal mio punto di vista, è concreto, è reale, cioè non è un'aberrazione della mente filosofica di cui si può parlare, cioè sono esperienze reali. Cioè noi possiamo realmente in alcune circostanze allungare un braccio o tutto il corpo e gettarci in questo mare infinito dell'energia, per esempio, oscura. È un regno terrificante, ci sono vibrazioni diverse da queste, è un regno in cui non ti senti molto a tuo agio. È meglio stare qua protettini nel nostro 5% e credere che esista solo questo. Il mondo moderno, secondo me, ed è un unicum nella storia, si occupa solo di questo, cioè ci fa credere che esista solo questa realtà, ma è inalienabile, secondo me, dall'essere umano sentire che esistono l'isola di Avalon, le creature dell'altro mondo, i portali dimensionali, i regni di illuminati che vivono nella terra cava. Questo qua non è solo un desiderio, dal mio punto di vista, sì, sia chiaro, come dire, una fantasia perché è bello saperlo, pensarlo, ma è una realtà di cui si occupano tutte le culture del mondo tranne la nostra, che invece è organizzata tutta nel devitalizzarci energeticamente. Cioè su tutti i piani noi viviamo stressati, cioè l'aria che respiriamo inquinata, e non parlo delle scie chimiche ma potrei, l'acqua che beviamo è inquinata, il cibo che mangiamo è devitalizzato, i rumori che sentiamo vivendo in città, tutto è organizzato per stressarci, cioè devitalizzarci. Tutto è organizzato per farci credere che non esistano. Cioè, Harry Potter, diciamo prima, perché ha successo? Il Signore degli Anelli, perché ha successo? Perché, secondo questo mio punto di vista, sentiamo dentro di noi profondamente che è tutto vero. Esiste il regno della magia. Il problema è che
nell'epoca moderna ci fanno credere ancora in maniera più subdola che non esistano, quindi diventano fantasy. È lì che è ancora più beffarda la cosa, cioè ci fanno credere, bellissimo, sì, che ci siano gli elfi, le fate, ci siano appunto le scuole di magia, però è una cosa bella, sì, è bellissimo, è una cosa un po' puerile da bambini, però noi siamo adulti, siamo civilizzati e non, in realtà non esistono queste cose. In realtà questa credenza è solo nostra moderna dopo il positivismo. Se noi fossimo anche appartenenti al cristianesimo, realmente cristiani e che seguiamo quello che ci raccontano nella Bibbia, assisteremmo pacificamente al fatto che ci dicono che c'era una persona che camminava sulle acque, resuscitava i morti, sì, trasformava. Per tanti secoli la gente ha creduto questo, io credo che sia giusto crederlo. E non crede, è il positivismo che, come con il CICAP, che ti fa credere che non esistano quelle cose. In realtà, e chiudo, ho visto tante puntate, ne parla, Roll è la dimostrazione reale, concreta, terrena, sul pianeta Terra moderno, che una serie di possibilità ci sono, secondo me. Quindi, solo noi oggi moderni siamo tutti chiusi nel 5%. Roll metteva zampe nel 95%, faceva da quella dimensione, portava oggetti, materializzava, scriveva, lanciava una pallina attraverso un muro e andava nell'altra stanza. Questo è quello a cui io voglio credere e ho in parte sperimentato. Come Platone ci insegna, chi prova ad avvisare gli altri che stanno guardando solo delle ombre e sono dentro una caverna e il mondo reale è fuori, non fa mai una bella fine. Viene schernito, ridicolizzato, attaccato con una cattiveria che viene spiegata bene anche un po' in Matrix o in altri film. Alcune persone sono così a loro agio nel ruolo di imprigionati nella Matrix che lotterebbero fino alla morte pur di difendere questa finzione. Ecco, questo ci fa in qualche modo intendere che qua siamo comunque in una nicchia di persone, seppur praticamente in 2000 persone, unendo YouTube, Facebook e X, 2000 persone solo contemporaneamente, penso che questo video arriverà a 50.000 persone, ma sono una nicchia rispetto alle miliardi di persone che abitano questo mondo, no? Perché secondo voi c'è gente che fugge così tanto anche solo dal parlare? Poi oggi abbiamo unito Marco, Andrea, abbiamo i libri, cerchiamo di fare questo viaggio e non unire i puntini, no? Però perché fuggire o attaccare o tutti, anche le persone che guardano questo tipo di contenuti, quando si prova a parlare con la persona sbagliata di questi temi, si viene attaccati con una ferocia che neanche poi il datore di lavoro che li sfrutta o il politico che li affama ricevono tale trattamento. E questo è emblematicamente una domanda, deve porla, no? Perché tutta questa cattiveria in chi ti dice che esiste un oltre e poi accettano supinamente, pronamente qualunque tipo di angheria e non hanno la stessa indole? Questo lo chiedo a entrambi mentre ci avviamo alla conclusione. Posso? Nel libro parlo molto chiaramente di questo, mi è venuto proprio il libro, l'ho tutto scritto così, in maniera quasi come una canalizzazione, cioè ipotizzo che le persone che leggono il libro, come noi adesso che siamo presenti sul canale, e in qualche modo facciamo parte di un genere umano in cui nel proprio sangue c'è qualcosa, come diceva anche in Matrix, c'è qualcosa, siamo di una categoria umana in cui non ci tornano proprio tanto le cose che ci raccontano, chiamiamole babbane, tanto per intenderci, il mondo babbano non ci interessa. Cerchiamo l'oltre, cerchiamo di andare oltre. Il fatto che veniamo ridicolizzati non importa, perché se tu fai nella vita, come a me è successo, esperienze del mondo straordinario, creature dell'altrove e quant'altro, alla fine a me sinceramente, se un babbano mi piglia per il culo perché sono vaneggiante, non è che mi interessa tanto, perché io nel frattempo ho parlato con un elfo, faccio un'ipotesi, non mi interessa. Esiste, secondo me, una speciazione umana, se vogliamo usare questi termini, in cui alcuni si stanno
ammortizzando, alcuni stanno diventando zombie, questo è quello che scrivo nel libro, e qualcun altro, che siamo, secondo me, noi in questo canale che ci stiamo guardando, ci poniamo due domande e cerchiamo di essere esseri umani, cioè non, l'essere umano, secondo me, deve porsi queste domande, deve domandarsi, per esempio nel libro ne parlo diffusamente, che cos'è la morte? È mai possibile che una civiltà evoluta, sedicente evoluta come la nostra, abbia il rimorso psicologico, il tabù della morte, che è il mistero dei misteri? Cioè, io morirò non so quando, magari domani, tu morirai, tutti e tre moriremo, tutti quelli che ci stanno guardando moriranno. Sarà la morte una cosa interessante? Oppure... Momo segno. Momo segno. La morte è la cosa più interessante di tutte, il vero viaggio che dovremmo fare. Questa una cultura sana dovrebbe farci. La cultura celtica, guarda caso, aveva il Capodanno come tema, parola chiave, la morte, il regno dell'altrove, l'altro mondo. Quelli non erano i popoli antichi stupidi e noi, e quindi gente scesa dall'albero con la clava, trogloditi e preistorici, e noi quelli evoluti. Secondo me una popolazione evoluta è una popolazione in cui mediamente le persone sono sane e noi non siamo più sani, siamo tutti ammalati, devitalizzati. Si hanno qualche risposta rispetto ai grandi temi, che cos'è la vita, che cos'è la morte, sono quelle poi le cose fondamentali. La nostra civiltà moderna è di un degrado totale dal mio punto di vista, e facessero loro, a me non è che interessa più di tanto se la gente è babbana, detto tra di noi, ecco. Marco Enrico. Ma guarda, sulla questione della morte che diceva adesso Andrea, secondo me, ma lo leggevo anche qui nell'eco, da un lato è la paura, ma paura di che cosa? Paura di cambiare, paura di sapere che ti vada a rompere quelle credenze che hai, che ti danno quel minimo di sicurezza, oppure non vuoi sapere perché hai paura di che cosa ti possa aspettare, quindi meglio sapere niente, vivere pensando a, non lo so, al vestito nuovo, all'automobile, quello che ti pare, no? L'importante è non pensare, no, a queste cose. Poi tanto, come diceva Andrea prima, per tardi che arrivi, prima o poi arriva il giorno. No, è ineludibile, c'è una cosa sola certa al momento che nasci, e che un giorno morirai, l'unica cosa certa che c'è, tutto il resto può essere cambiato, variato, può essere gestito diversamente. Quindi se la maggioranza non ne vuol sentir parlare, noi ne prendiamo atto, e magari qualcuno per caso può capitare da queste parti e sente qualche cosa, magari si ferma, dice, ma guarda questi, che strani, no? Che sono, guarda che discorsi. Magari ascoltandosi gli viene voglia di leggere qualche cosa, di imparare qualche cosa, e può darsi che cambi, no? Ecco. Io invece sarei, cioè sono contento del fatto invece che ci sono 50.000 persone che sentono, che seguono il canale, 50, 60, 70 mila, quelle che sono, perché vuol dire che è diventato un punto di aggregazione di chi invece questo passaggio l'ha già fatto, chissà come, chissà quando, chissà perché, perché i suoi gliel'hanno insegnato, perché la maestra o il professore delle medie, i casi della vita, un libro trovato per caso, quello che ti pare. No? Ma sono persone, a parte i troll, no? Che ogni tanto si vedono, voglio dire, e sono quelli che vengono qua, ma magari non sono d'accordo, no? Dico, ma io la vedo diversamente, no, su questo non ci credo, ah, preferisco l'altro, no? Però hanno, sai che cos'hanno di diverso? Hanno il cervello che funziona. Hanno il cervello che funziona, è quello il diverso, no? Hanno la possibilità di dire, ma guarda te, ma no, questo è vero, quello... cioè una volta attivato il cervello non riesci a regredire più, perché oramai l'hai attivato, no? L'hai attivato e questo funziona, no? Puoi cercare di crearti dei paraventi, qualche cosa, ma non lo riesci più a fermare. Invece chi ce l'ha fermo,
no? Chi ce la ferma? Obnubilato da Vespa, da Mentana, dalla pubblicità, dal formaggino, piuttosto che i pannolini che ti fanno vedere a pranzo, no? Tutte quelle cose lì. E tu vivi in un mondo che non è quello reale, no? Adesso diceva Andrea, no? Mi pigliano in giro, no? A volte, no? Perché dicono che parlo con gli elfi, invece quelli che vivono in un mondo che non è quello reale della televisione, sono peggio questi, no? Sono peggio questi qua, in un mondo, no? Dove tu devi farti dei debiti per andare, non so se avete visto ultimamente, stanno preparando, no? Le vacanze di quest'estate, vieni a fare le vacanze nel villaggio, ma tu mi devi dire io come faccio le vacanze, ma io voglio vedere quel che voglio io, no? Non voglio che me le prepari tu, io voglio andarmi a vedere, dico una sciocchezza, i castelli della Scozia, ma me li scelgo io, non è che vado lì, no? Hai capito? Cioè, il primo esempio che mi viene in mente, no? Ma lì è il delegare. Fra l'altro, io ne approfitto per dire che questo nostro viaggio è un divenire, nulla accade per caso, gli iscritti sono quasi 81.000, grazie a chi parla di queste trasmissioni. E insieme a Mesbet ripercorriamo le tre uscite letterarie, anche quelle sono un modo per sostenere il nostro lavoro, cominciando con Sotto l'Antartide, li trovate veramente ovunque, Enigmi di una terra proibita, il secondo testo, il Terra Cava, di cui abbiamo parlato anche questa sera con buon Marco Enrico De Graia, che sta andando molto bene anche questo, è partito veramente oltre ogni aspettativa al terzo, Geografia Sacra e Portali Dimensionali, anche al mattino di tanto in tanto con Marco Enrico annunciamo un po' le classifiche, i vari portali, fra l'altro hanno aderito anche all'iniziativa Bonus Cultura, quindi sia con la carta del docente che con lo studente sono disponibili, questo per noi è un passo avanti perché in qualche modo è un'opportunità in più. Voglio anche ringraziare chi ha ideato l'iniziativa Lascio un libro in sospeso, per chi lo vorrebbe ma in questo momento non può perché è stato sospeso, perché ha altre priorità, perché ha dei figli, un divorzio e senza lavoro, ognuno sa il perché. E anche il lasciare un libro in sospeso per qualcuno si può, poi noi in alcune eventi l'abbiamo dato per esempio a chi arrivava da più lontano, al più giovane, a chi magari ci ha scritto in privato ne vorrei uno ma ora non posso, e allora grazie a chi lo lascia in sospeso possiamo anche dare questo servizio che è una forma di umanità. È già prenotabile perché fra pochi giorni saremo in partenza per Vittorio Veneto, parleremo e avremo in esclusiva tutti i libri disponibili anche con dedica, Suoni di altri mondi, sabato 6 aprile a Vittorio Veneto, mandate un sms al numero che vedete in sovrimpressione o WhatsApp o una mail, fateci sapere se tutto a posto, siete riusciti a prenotare, così anche a livello logistico riusciamo a fare meglio l'organizzazione della giornata. Poi la settimana dopo, proprio insieme a Cogerino, torniamo in uno dei posti a noi più sacri, che è proprio la Sacra di San Michele, e facciamo questo trekking spirituale, questa visita guidata, e anche questo è già prenotabile e magari divideremo in due gruppi perché di solito c'è molta, molta partecipazione, e anche lì ci sarà disponibile del nostro libro da poter in qualche modo prenotare o prendere. Io voglio veramente ringraziare tutti coloro che su Telegram, su Facebook, su Instagram condividono l'intera puntata, un pezzettino, parte di questa. È veramente un viaggio, un unire i puntini, un seguire l'istinto, ognuno con la propria personalità, ognuno col proprio percorso, ognuno con la propria storia, e il fatto di circondarci di tanti amici e relatori rende più completo il viaggio. Io avrei potuto fare 800 puntate dove parlavo solo io, ma sarebbero state decisamente meno arricchenti rispetto ad allargare a chi ha dedicato la vita, a chi è un'enciclopedia vivente come Marco Enrico, a chi è un'antenna sempre pronta a canalizzare come Andrea. Cerchiamo di unire tutte le sfaccettature, le personalità, le storie di vita che possano essere al servizio di chi ci ascolta e magari possano anche sopravvivere, visto che si è parlato anche di morte, magari queste chiacchierate potranno sopravvivere in sotto forma di libri o di nuove piattaforme video, o ognuno poi saprà il futuro che cosa riserverà, ma
penso che possano essere veramente senza tempo. Magari troveranno curioso qualche riferimento all'attualità, al giorno, sapere che era Pasquetta, sapere che si parla di Ucraina. Spero che fra 10 anni sembrerà lontanissimo nel tempo, fra 50, fra 100, ma queste chiacchierate hanno canalizzato da sempre ogni forma di umanità. E chissà che in qualche modo migliaia di anni fa attorno a un fuoco non abbiamo già fatto questa chiacchierata, sia al di qua che al di là dello schermo. Ecco, ci piace pensare questo. Domani mattina torna tutto come sempre con buon Marco Rico De Graia. Alla sera farò un editoriale speciale, verrà a trovarci anche Mazzucco, e poi in consuetudine mercoledì tornerà Savio, magari domani tornerà anche Giorgioni a trovarci. Tutto questo nei prossimi appuntamenti. Grazie Mesbe, grazie Andrea, grazie Marco Enrico, grazie a tutti quanti voi che ci avete scelto, e l'appuntamento è a domani mattina. Ciao alle 8.